Ben ritrovati in studio, ancora in diretta, spazio dedicato all'ULS 2 Marca Trevigiana. Parliamo oggi di otorinolaringoiatria. Ne parliamo insieme ai miei ospiti che vi presento subito. In studio con me c'è il dottor Andy Bertolin, direttore dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria all'ospedale di Vittorio Veneto. Ben trovato dottore, buongiorno. Do il benvenuto anche al dottor Marco Ghizzo, dirigente medico della stessa unità operativa complessa all'ospedale di Vittorio Veneto. Ben trovato anche a lei, dottore. Allora, dottor Bertolin, parto subito da lei. Di che cosa si occupa l'otorinolaringoiatria? Perché insomma è un campo molto ampio. Le chiedo di illustrarcelo. Grazie, un buongiorno ai telespettatori e ringrazio Antenna 3 per questa opportunità di parlare dell'otorinolaringoiatria. Questo nome è un po' difficile. Quando si pensa all'otorino si pensa sempre al medico che guarda le orecchie, tutto al più controlla le tonsille, le adenoidi dei bambini, però è una specialità molto più complessa, molto più varia. Si pensi semplicemente al fatto che noi siamo dei clinici, quindi effettuiamo delle visite, delle valutazioni ambulatoriali, delle indagini anche endoscopiche di secondo livello, ma abbiamo un'estrazione fondamentalmente chirurgica. La nostra gran parte della nostra attività si svolge all'interno delle sale operatorie. E abbiamo anche una variabilità da un punto di vista dei pazienti, trattiamo bambini piccoli, andiamo dall'età pediatrica al soggetto adulto a persone più anziane, più fragili, e soprattutto è una specialità, diciamo, multidistrettuale, che tratta le problematiche di diversi distretti anatomici. Andiamo dalla gola, al naso, all'orecchio e poi tutte quelle patologie del collo, perché in Italia non esiste un vero e proprio chirurgo del collo. Questo vale negli Stati Uniti, dove esiste il chirurgo head and neck, testa e collo, ma in Italia tutte le patologie del collo vengono trattate dall'otorino. Si pensi alle patologie delle ghiandole salivari, alle patologie della tiroide, quindi distretti anatomici molto diversi gli uni dagli altri. E soprattutto noi dobbiamo lavorare in multidisciplinarietà, dobbiamo lavorare sempre in team e in collaborazione con altri specialisti, perché ci sono delle zone di confine, e sono notevoli queste zone di confine per la diagnosi e il trattamento dei pazienti. Porto alcuni esempi, ad esempio quando dobbiamo trattare dei pazienti oncologici, delle problematiche tumorali, dobbiamo valutare questi pazienti e trattarli in equipe, in collaborazione ad esempio con il radioterapista o con l'oncologo. Poi c'è tutta una fase riabilitativa dopo determinati interventi, quindi la collaborazione col foniatra, i logopedisti. Si pensi ad esempio anche a tutte le problematiche che riguardano l'orecchio. L'orecchio è una porta d'ingresso alla zona neurologica e cerebrale. Ci sono delle problematiche che devono essere trattate in collaborazione con il neurochirurgo. Abbiamo delle zone di confine del cavo orale, del massiccio facciale, e quindi dobbiamo trattare delle patologie con il maxillofacciale, con il dentista, con l'odontoiatra, con i quali abbiamo delle collaborazioni fisse, possiamo dire. Quando ci sono problematiche di tipo estetico, ricostruttivo, dobbiamo necessariamente affidarci all'esperienza anche di un chirurgo plastico. E per non parlare anche di problematiche cliniche, come ad esempio le vertigini, il mondo delle vertigini, ci sono delle vertigini che appartengono all'otorino, però è il neurologo che ha in mano, diciamo, la valutazione e il percorso diagnostico di questi pazienti. E poi tutta un'altra serie di problematiche, come accennavo alla patologia della tiroide, l'endocrinologo fa una valutazione clinica di quelle che possono essere le problematiche della tiroide, e il chirurgo, che può essere un otorino o un chirurgo generale, poi fa degli approcci chirurgici, e poi questo paziente deve essere seguito di nuovo dall'endocrinologo. Abbiamo delle sottodiscipline, come ad esempio, non so se ne avremo l'opportunità dopo di parlare, che è la medicina del sonno e tutte le problematiche respiratorie notturne che riguardano il russamento, le apnee notturne, e le dobbiamo trattare in collaborazione con l'opneumologo.
le problematiche allergiche, le rinite allergiche, le poliposi nasali, che vanno studiate assieme agli allergologi. Quindi una vastità, ecco, un'enormità di discipline che si accavallano l'una con l'altra, oltre a delle discipline anche più ospedaliere, quindi il confronto quotidiano con i radiologi quando richiediamo degli esami, delle TAC, delle risonanze, con gli anestesisti quando dobbiamo effettuare degli interventi, con i patologi e coloro i quali ci leggono gli esami istologici. E l'otorinolaringoiatria di Vittorio Veneto svolge tutte queste attività in collaborazione. Noi abbiamo nello specifico un focus per il quale siamo riconosciuti a livello nazionale, perché siamo centro di riferimento regionale per i tumori della laringe, quindi afferiscono da noi molti pazienti anche da fuori regione, perché c'è una storia che nasce negli anni 70 grazie al professor Serafini, che fu un professore universitario di Padova, che venne a fare il primario Vittorio Veneto e viene considerato tutt'oggi uno dei maestri, dei pionieri di tutte quelle che sono le tecniche conservative della laringe, e quando si parla di laringe si parla di corde vocali e di voce. E poi per 20 anni il dottor Rizzotto, che è stato il mio maestro, al quale devo tutto quello che ho imparato, è stato un grossissimo innovatore. Oggi parliamo di innovazioni, di nuove frontiere. Ecco, il dottor Rizzotto è stato un innovatore perché ha introdotto nuove tecniche chirurgiche, ha dato una grossa spinta a quella che è stata la ricerca scientifica, gli studi scientifici, e quindi c'è stata una grossissima evoluzione. E quindi noi ci inseriamo all'interno di questo polo oncologico di trattamento dei pazienti che hanno delle problematiche, chiamiamolo in generale della gola, ma in particolare della laringe. E poi c'è un altro troncone, un'altra parte della nostra unità operativa invece dedicata a tutta quella che è la day week surgery, e quindi quel trattamento multidisciplinare per interventi e patologie che richiedono diciamo un'intensità di cura e di assistenza minore. Quindi i nostri focus sono la multidistrettualità anatomica e soprattutto la multidisciplinarietà, che è molto importante e che rende la nottra disciplina, per me, dottor Ghizzo, affascinante, della nostra passione più che il nostro lavoro. Ecco, io l'ho lasciata insomma completare la spiegazione, perché era molto interessante capire, ecco, qual è l'ampio raggio di azione dell'otorino laringoiatria, che noi siamo abituati a pensare riguardante soltanto la gola, il naso, l'orecchio, ma come abbiamo capito insomma è davvero molto più ampio e molto più diversificato. Ricordo ai nostri telespettatori a casa che possono intervenire con una domanda ai nostri specialisti. Il numero è dello 0422 16 28 332. Aspettiamo le vostre telefonate in diretta per fare qualche domanda, chiedere una curiosità al dottor Bertolin e al dottor Ghizzo. Dottor Bertolin, riparto sempre da lei, perché lei ha parlato di multidisciplinarietà. Oggi la medicina moderna davvero non può prescindere dal confronto e dalla collaborazione con gli altri specialisti di altre discipline. Sì, questo è un aspetto fondamentale. La medicina moderna va sempre di più verso un'iperspecializzazione. Anche nell'ambito dell'otorinolaringoiatria noi tendiamo a diventare sempre più settoriali. Una disciplina come la nostra, che è molto varia, perché parliamo di distretti anatomici diversi, dove le patologie sono estremamente diverse l'una dall'altra, è necessario che ognuno, oltre ad una conoscenza base che è fondamentale, perché noi siamo degli specialisti, cioè dopo di noi non c'è più nessuno, non possiamo inviare il paziente a qualche altro collega, a qualche altro medico. Se da noi viene un paziente con una problematica dell'orecchio, del naso e della gola, dobbiamo capire qual è il problema e dobbiamo anche cercare di risolverlo nel miglior modo possibile. Ed è fondamentale che ci sia una collaborazione all'interno dell'equipe. E quindi la nostra equipe di Vittorio Veneto ha il vantaggio di essere un'equipe molto giovane, dove ognuno di noi poi
prende delle branche di specializzazione, si interessa di più di un argomento e c'è la possibilità di poi confrontarci fra di noi nella gestione dei pazienti, oltre poi all'apertura di quella che è la multidisciplinarietà non solo all'interno dell'ospedale ma all'interno della rete dell'ULS. Noi abbiamo il vantaggio che all'interno dell'ULS 2 abbiamo delle specialità di altissimo livello che possono essere localizzate nel lab o negli SPOC, cioè negli ospedali principali come quello di Treviso o negli ospedali di periferia, ma ogni ospedale ha le proprie eccellenze, ogni ospedale ha le proprie specificità e la collaborazione alla rete è fondamentale al giorno d'oggi per dare il trattamento migliore al paziente in quel momento. Ecco, parlando di specificità, lei l'ha accennato poco fa, l'ospedale di Vittorio Veneto è un centro di eccellenza per i pazienti con il tumore della laringe. Vogliamo un po' raccontare anche qui, dottor Bertolin, facciamo un excursus. La laringe è l'organo deputato alla fonazione, quindi all'emissione dei suoni, è un organo che anche questo può essere interessato da neoplasie. Certo, questo è, come accennavo, il nostro focus principale, le problematiche del tumore della laringe. La laringe che cos'è? È l'organo che si trova in mezzo al collo, il cosiddetto pomo d'Adamo, e tutti lo conoscono perché al suo interno ha le corde vocali. E la laringe ha tre funzioni fondamentali: la fonazione, quindi l'emissione della voce, la deglutizione e la respirazione. E quando ci sono delle problematiche che riguardano questo organo, allora si possono manifestare dei sintomi che vanno dalla disfonia, cioè dall'abbassamento di voce, alle problematiche di deglutizione, alle problematiche di respirazione, e ovviamente bisogna andare dallo specialista otorinolaringoiatra, il quale farà una valutazione e capirà se si tratta di patologie benigne, infiammatorie e transitorie, oppure se vi è il dubbio che possa essere una patologia tumorale. La interrompo, riprendiamo tra pochissimo perché vorrei anche capire quanto è diffusa questo tumore, quali sono le sintomatologie, qual è l'incidenza, insomma capire un po' meglio. Abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, io sono Maria Luisa, sono da Grisignano di Zocco, ho 86 la anni. La sentiamo molto 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 lontana, chiedo alla regia di alzarci un po' il volume in studio, grazie. Prego signora, buongiorno. Allora, ripeto? Perfetto, la sentiamo. Ecco, io mi chiamo Marinello Maria Luisa, abito a Grisignano di Zocco e ho 86 anni. Allora volevo chiedere appunto a questi signori e dottori, io sono caduta ancora da 4 anni fa e mi sono rotta il setto nasale, però non si è sformato il naso, è diritto insomma, però adesso sto periodo qua, non so, quando mi alzo la notte oppure anche al giorno mi si formano sempre delle crosticine sul naso. Cosa possono essere? Non so, perché alle volte anche la notte, non so se dormo, perché sono sola, se dormo con la bocca aperta, magari sento sempre la bocca secca. Grazie signora, grazie, siete riusciti un po' a capire quella che può essere la problematica della signora, adesso le diamo una risposta, grazie per la sua telefonata intanto. Sì, intanto ringrazio la signora della domanda, è un problema molto diffuso, un traumatismo nasale, una caduta e poi delle problematiche che possono subentrare nella respirazione. Ecco, si possono intuire insomma che problematiche ci possono essere problematiche legate al trauma stesso che può aver dato delle problematiche al setto nasale, come anche delle problematiche che sono la rinite cronica, che è un po' tipica delle persone adulte, delle persone che hanno una certa età. Ovviamente qui è importante una buona diagnosi, una buona valutazione da parte dello specialista otorinolaringoiatra, perché il naso è un sistema molto complesso, dentro possiamo trovare delle problematiche di rinite cronica, delle problematiche infiammatorie che possono anche sfociare in problematiche di poliposi nasali, e se avremo l'opportunità ne parleremo. Certo, poi lo approfondiremo ancora.
anche questo, prego. E quindi direi che questi sono gli elementi, i dubbi diagnostici fondamentali. È importante sempre una visita dallo specialista otorrinolaringoiatra, il quale di solito ha la possibilità al giorno d'oggi, nella quotidianità, nella visita ambulatoriale, anche di utilizzare delle microtelecamere per valutare l'interno del naso se ci sono delle problematiche di rilievo, e poi si possono eventualmente effettuare degli esami radiologici di secondo punto livello. Punto di partenza comunque una visita specialistica, in modo tale da andare subito a capire quale può essere la problematica. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Lorenzo, Padova. Buongiorno, buongiorno Lorenzo, dica pure. Ecco, io molto semplicemente, l'anno scorso ho avuto un episodio molto violento, diciamo, di epistassi, un sanguinamento che non finiva mai, pronto soccorso, cauterizzato e vabbè, con i gravi problemi che hanno i tamponi, perché sono veramente un martirio. Quest'anno è ritornato il problema molto più grave, perché è durato circa 4 ore il sanguinamento sempre di pronto soccorso, cauterizzato di nuovo, e adesso però io vivo sempre con questo problema che non è piacevole. Cosa si può fare? Un consiglio. Grazie Lorenzo per la sua telefonata. Chi vuole rispondere? Posso prego, rispondere? Dottor Ghizzo, prego. Allora, in casi di recidiva di sanguinamento dal naso, la prima domanda da fare al paziente è sempre quella se assume una terapia che può scoagulare il sangue, quindi aiuta a far sanguinare anche in caso di un banale starnuto, di diciamo soffiare il naso un po' più forte del normale. Non so se il signore... Signor Lorenzo è ancora in collegamento con noi, ci sente? No, io prendo solo per la pressione alta. Ecco, un altro fattore che può favorire il sanguinamento è proprio la pressione alta, associata alla debolezza dei capillari nasali che sono molto sottili, per cui anche quella va tenuta sotto controllo. Dopodiché, come diceva il primario, bisogna fare comunque una valutazione approfondita, quindi una visita, se possibile con delle ottiche, quindi con gli strumenti che consentono di esplorare approfonditamente le fosse nasali per rilevare eventuali vasi che possono determinare questo sanguinamento e causticarli, perché non sempre l'origine del sanguinamento è anteriore, quindi visibile, può essere anche posteriore. E quindi cauterizzare non andrebbe a risolvere il problema sostanzialmente? Sì, è difficile proprio riscontrare la serie di sanguinamento. Certe volte ci sono casi di sanguinamenti ricorrenti, per cui è necessario chiudere all'origine il vaso che determina il sanguinamento. Il naso in particolare ha 3 grossi vasi, 3 grosse arterie, l'etmoidale anteriore e posteriore e la sfenopalatina, e bisogna proprio in casi estremi portare il paziente in sala operatoria per chiudere almeno la principale di queste arterie che portano, che determinano il sanguinamento recidivo. Quindi al nostro telespettatore Lorenzo anche in questo caso consigliamo magari una visita un po' più approfondita. Sicuramente una visita, e se dovesse ripetersi il problema dopo decidiamo noi eventualmente quale percorso fargli prendere, e non è escluso che sia anche quello di chiudere proprio un vaso. Certo. Sì. Grazie Lorenzo, speriamo di averle risposto. Buona giornata. Grazie a lei per la telefonata. Riparto da lei perché ci eravamo lasciati parlando del tumore alla laringe, ricordando che l'ospedale di Vittorio Veneto è un centro di eccellenza. Quanto è diffuso questa neoplasia, dottore? È la neoplasia più diffusa del distretto testacollo, del distretto cervicofacciale. Le statistiche variano dai 5 ai 10 casi ogni 100.000 abitanti, questi sono i numeri. Colpisce generalmente il maschio, il sesso maschile, e la decade più colpita è tra i 55 e i 65 anni fondamentalmente. E il fattore di rischio più riconosciuto è quello del fumo di sigaretta. Ed è una neoplasia che si manifesta con dei sintomi che vanno dall'abbassamento di voce, al dolore, alla deglutizione, alla difficoltà nel deglutire, la difficoltà nella respirazione, per il quale noi applichiamo una serie di esami diagnostici che sono fondamentalmente delle videoendoscopie diagnostiche per cercare di identificare l'eventuale neoplasia. E in questo senso noi stiamo introducendo delle notevoli innovazioni da un punto di vista
tecnologico. Si pensi semplicemente al fatto che da poco siamo entrati in un progetto di studio di ricerca multicentrico nazionale per la valutazione dell'applicazione dell'intelligenza artificiale in otorinolaringoiatria. Questo è un argomento molto vasto, molto complicato. Fin dagli anni 60 sono stati scritti libri grandi così sull'intelligenza artificiale, ed è una materia molto complessa da definire sia da un punto di vista scientifico, medico, ma anche da un punto di vista filosofico. In che cosa consiste, in che modo stiamo cercando di capire se l'intelligenza artificiale può aiutarci nella diagnosi del tumore della laringe. Sostanzialmente il tutto funziona attraverso un endoscopio, un occhio elettronico che acquisisce delle immagini all'interno della laringe, li invia ad un software, ad un computer che in un nanosecondo prende in considerazione decine e decine di parametri e ci dà una risposta sulla probabilità che quella lesione possa essere benigna o maligna. Ecco, la vera sfida sarà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, nel riuscire a validare da un punto di vista scientifico la possibilità di utilizzare questa tecnologia. Sarà importante per noi capire in che modo ci può aiutare, e soprattutto la vera sfida è quella di continuare a tenere questa tecnologia complementare al medico e che non vada a sostituire il medico. Ecco, questa sarà la grossa sfida dell'uomo, non farsi sostituire dalla macchina, anche perché l'uomo continua a preservare tutti quegli elementi che derivano dall'esperienza, dalla cultura, dalla sensibilità, da quello che noi chiamiamo fiuto, no? Il sesto senso nell'intuire se c'è un problema grave oppure no, e anche dalla fantasia poi nel risolvere eventuali problemi, oltre che la scientificità. E quindi sarà molto interessante nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ecco, capire in che modo questa intelligenza artificiale, questa mente computerizzata, sarà di aiuto alla mente umana. Certo, poi insomma le innovazioni sono molte e poi le elencheremo. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno, sono Fiorenza. Buongiorno, buongiorno, ci dica pure. Niente, io sono Fiorenza, si parla 2 anni fa, ma sto ancora vivendo lo stesso problema. Ho cominciato con una tosse tizzosa, mi hanno detto, conosco bene Vittorio Veneto perché sono da Vittorio Veneto, ho fatto diversi controlli, diversi esami, respirazione, tutto quanto, mi hanno fatto la cura per l'asma, ma non è l'asma, e anche quando andavo al mare era il problema anche magari della tinteggiatura dell'ambiente, potrebbe essere stato anche quello che mi provocava. Mi provoca una tosse, una gattina alla gola, e ancora adesso convivo con la caramellina, con l'acqua di notte. Se sono agitata, il punto più debole è proprio la gola, e ancora adesso facendo tutto, ho diversi esami, diverse cose, però in realtà ancora non so cos'ho di concreto. E conosco bene Vittorio Veneto perché ho tutti i documentazioni fatti da Vittorio Veneto. E ancora adesso, io adesso che sto anche parlando con voi, un po' agitata, mi prende proprio la gola, questa tosse, questa roba che io ho con l'acqua, con la mentina, con qualcosa, convivo con Deve placare. Chiaro, grazie signora, grazie per la sua telefonata. Grazie a lei. Da questo sintomo, no? che spiega la signora. Vuole rispondere lei? Chi preferisce dare un'indicazione, ecco, insomma, giusto per rispondere, sì, alla signora che ci ha chiamato. Allora, l'origine della tosse può avere diverse fonti, nel senso che la tosse, sì, i recettori che possono determinare la tosse partono dal distretto delle alte vie aeree, ma arrivano fino ai bronchi e quindi riguardano anche tutti i polmoni. Per cui in un paziente con tosse bisogna innanzitutto escludere un'origine di nostra pertinenza, e bisogna sempre fare quindi una visita approfondita che necessita l'utilizzo di una laringoscopia per esplorare da vicino tutte le mucose fino al piano delle corde vocali ed escludere delle lesioni focali, le chiamiamo noi, cioè delle formazioni che possono determinare questo sintomo.
La tosse può essere origine anche semplicemente banalmente da uno scollo retronasale di muco che deriva dai seni paranasali, e in estate si può accentuare un pochettino questo sintomo proprio perché la sudorazione di base determina determina delle secrezioni più dense che sono più difficilmente smaltibili, quindi si appoggiano sulle corde vocali e danno un po' questo fastidio, questa sensazione di avere qualcosa da espellere. Un'altra causa di tosse che va sempre esclusa è il reflusso gastroesofageo, per cui i gas e i liquidi che risalgono dall'esofago e possono determinare un'irritazione a livello della laringe e quindi determinare il sintomo. E poi va escluso sicuramente il distretto toracico, quindi anche lo pneumologo può essere preso in considerazione per escludere l'origine di questa. Ecco, quindi vanno messe assieme tutte queste parti per non dimenticarsi, certo, la multidisciplinarietà, no? come dicevamo prima, poco sì. fa. Allora, noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, rimanete con noi perché tra poco, dopo la pausa, parleremo anche di chirurgia dell'orecchio e delle principali patologie che appunto possono riguardare l'orecchio. A tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta, parliamo di otorinolaringoiatria insieme agli specialisti dell'ospedale di Vittorio Veneto, dunque siamo nell'ambito dell'ULS 2 Marca Trevigiana. Abbiamo un'altra telefonata in studio subito per una domanda. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Abbiamo qualcuno? Pronto, buongiorno? No, nulla, allora buongiorno. Cerchiamo... Eccola qui, pronto, buongiorno, buongiorno signora. Buongiorno, mi chiamo Barbara dalla provincia di Treviso. Buongiorno signora, dica pure, prego. Buongiorno. Allora, volevo fare una domanda al primario. Cos'è la sindrome di Meyner o malattia di Meyner? Perché io ne soffro da tanti anni. E volevo capire appunto che cos'era, cosa porta... Grazie signora. Prego, dottore. Chiaro, qui entriamo nel mondo delle vertigini. Il mondo delle vertigini, diciamo che una parte di queste vertigini possono essere dovute a problematiche dell'orecchio. Orecchio non inteso come organo dell'udito, ma inteso come organo dell'equilibrio. E ci può essere tutta una serie di patologie che vanno a riguardare questo organo dell'equilibrio. Quella che riguarda la signora, ce la può ripetere? Si chiama sindrome di Meyner. Va bene, che è caratterizzata da una triade, cioè da tre sintomi fondamentali, che sono la vertigine, l'ipoacusia e l'acufene. Ma non necessariamente questi tre sintomi concorrono contemporaneamente assieme, possono manifestarsi in maniera alternata due di questi sintomi o solamente uno di questi sintomi. Allora si entra nell'ambito di quelle che sono le sindromi di Meyneriformi o sindrome di Meyner. Non si conosce bene il motivo per cui insorge questa malattia di Meyner. Sappiamo che aumentano, la faccio breve, mi scuso con gli addetti ai lavori se utilizzo un linguaggio banale, ma aumentano delle pressioni all'interno dell'orecchio e questo va a scatenare la vertigine associata al calo uditivo e al fischio e al ronzio dell'orecchio. Abbiamo la possibilità di fare delle terapie immediate, sintomatiche, a base di diuretici, cortisonici, che possono essere delle semplici terapie che si effettuano a domicilio se la sintomatologia non è così rilevante, fino anche delle terapie che si possono eseguire diciamo in day hospital, endovena, quando la sintomatologia è più importante. Ed è un grosso problema perché ha un andamento fluttuante, ci sono dei periodi di benessere e ci sono dei periodi in cui si hanno delle ricadute. Non sono prevedibili, non sono preventivabili, è una cosa che può diciamo servire al pubblico a casa a sapere, è che chi soffre di questa malattia di Meyner può beneficiare da una dieta iposodica, cioè cercare di eliminare il più possibile il sale dalla dieta, perché il sale trattiene i liquidi, può aumentare le pressioni a livello dell'orecchio e può scatenare queste crisi vertiginose. Anche perché insomma suppongo possa inficiare la qualità di vita notevolmente, insomma, per chi ne soffre. Dottor Ghizzo, abbiamo detto poco fa, insomma, abbiamo parlato della chirurgia dell'orecchio, perché insomma ci sono anche tante patologie che riguardano proprio l'orecchio. Che cosa possiamo dire a riguardo?
Sì, grazie. Che recentemente è stata introdotta questo tipo di approccio endoscopico alla chirurgia tradizionale dell'orecchio che veniva fatta con il microscopio. Questo tipo di chirurgia consente quindi di utilizzare i canali, diciamo, naturali, quindi il condotto uditivo esterno, per accedere a quella che è la porta per l'orecchio medio, e quindi il timpano viene sollevato e si può guardare dentro l'orecchio. Quindi si può praticamente accedere ad una parte che prima necessitava di un taglio dietro l'orecchio e di essere molto più invasivi. Quindi si riesce a fare diversi interventi, per esempio ci sono pazienti che hanno una perforazione del timpano che può essere riparata, pazienti che hanno un calo uditivo legato ad una ossificazione della catena ossiculare che può essere risolto. Si può lavorare sul condotto uditivo esterno per rimuovere sia formazioni di tipo tissutale, tipo le cisti, sia formazioni di tipo osseo, come gli osteomi, che possono anche determinare l'ostruzione completa del condotto uditivo esterno e quindi determinare un calo dell'udito, un'ipoacusia nel paziente. E quindi sostanzialmente il vantaggio di questa chirurgia è che consente di ricoverare per meno tempo il paziente, quindi resta meno tempo in ospedale, può andare a casa prima, e che il dolore che prova dopo la chirurgia è inferiore rispetto alla chirurgia tradizionale. Perché la chirurgia tradizionale, richiedendo un approccio più esteso, richiede di tagliare maggiormente i tessuti, di fresare più osso, e quindi determina inevitabilmente il coinvolgimento di qualche fibra nervosa, e quindi il dolore è maggiore. Quindi questi sono i grossi vantaggi della chirurgia endoscopica. La chirurgia endoscopica permette di trattare anche patologie come il colesteatoma, che è praticamente un problema cronico dell'orecchio. Si tratta di una cisti cheratinica, una patologia benigna che però ha dei caratteri invasivi, nel senso che ha la capacità di erodere le limitanti osse dell'orecchio, e i vicini di casa dell'orecchio sono delle strutture nobili come la fossa cranica media, quindi il cervello, oppure dei grossi vasi che drenano il sangue sempre dal cervello. Inoltre, nella parte più profonda dell'orecchio inizia quello che è il sistema vestibolare con la chiocciola e i canali semicircolari, e quindi l'erosione anche di queste strutture può determinare un calo uditivo importante. Banalmente si può intervenire anche su delle forme di otite catarrale che sono determinate da uno scarso drenaggio da parte della tuba d'Eustachio, che è quella struttura anatomica che mette in comunicazione la cassa del timpano con il rinofaringe. Noi riusciamo, con un intervento che si fa in anestesia locale, quindi non richiede ricovero se non il momento dell'intervento, a posizionare un drenaggio a cavallo della membrana timpanica che diventa una tuba accessoria che consente di quindi far defluire questo materiale catarrale che determina un blocco meccanico alla trasmissione vibratoria di timpano e catena ossiculare. Certo, questo è sicuramente, insomma, e quindi importante offre per i pazienti. Diversi perché, vantaggi, sì. Certo, ha numerosi vantaggi soprattutto per i pazienti, perché insomma lo scopo poi è questo. Telefonata in studio, pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Prego, prego, posso? Ci dica pure. Allora, io volevo chiedere, io soffro di acufene. Volevo sapere, voglio capire se io questa patologia me la devo portare all'infinito, o se ci sono dei sistemi, qualcosa che può correggere questa patologia, perché poi io ho continuamente uno zio sull'orecchio, ormai sono 10-15 anni che ho questo. Io ho parlato con il medico di base, ma vedo che in pratica non c'è una soluzione. Ecco, io volevo chiedere se eventualmente che sono delle soluzioni a questa patologia, ecco. Poi volevo dire, prego, il problema, oltre a questo, io soffro anche di reflusso gastrico. Ne posso dare un input? Perché io, da quando prendo aspirina, che è un antinfiammatorio, guarda, non dico che ho risolto il problema, però ha attenuato di molto la mia
la mia patologia. La problematica, chiaro. Grazie mille per la sua telefonata. Chi vuole rispondere sull'acufene, che è questo ronzio, questo fischio che il signore sente nell'orecchio? È praticamente un suono che la persona percepisce in assenza di un suono reale. E questo è determinato, per capirci, è come se un cavo elettrico avesse subito un colpo, no? E quindi trasmette la corrente elettrica in assenza di un suono reale, appunto. Ci sono delle ipotesi mediche riguardo all'origine dell'acufene, però non c'è una spiegazione chiara, definita, nel senso che è multifattoriale. Può essere su base vascolare, su base traumatica, su base infettiva. E quello che noi possiamo fare è dare una terapia di sostegno al nervo nel momento in cui l'acufene è più forte. L'acufene solitamente ha un andamento fluttuante con delle fasi peggiori, delle fasi di calma. Nelle fasi peggiori si dà una terapia di sostegno che si basa sull'utilizzo di antinfiammatori, corticosteroidi, vasoattivi, la classe di vitamine di sostegno per il nervo, quindi la classe della vitamina B. Ma soprattutto l'acufene può essere una spia di allarme, nel senso che se l'acufene è monolaterale bisogna sempre escludere patologie peggiori che determinano questo acufene. Se invece è bilaterale è più innocuo. Se l'acufene in più è associato ad un calo uditivo monolaterale, anche questo accende una spia d'allarme che va approfondita, altrimenti va gestito appunto nelle fasi di recrudescenza, di peggioramento. Certo, insomma, il telespettatore ci diceva che insomma da 10-15 anni addirittura, quindi sì, è una patologia, anche in questo diciamo, caso cronica, non eliminabile, ma che va gestita. Certo. Comunque. Altra telefonata in studio, pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sono Lorenzo di Padova. Buongiorno, buongiorno Lorenzo, buongiorno. Dica pure. Allora, io sono stato operato all'orecchio sinistro di otite e purtroppo l'incudine e il martello sono andati rovinati. Allora, io sono stato operato all'orecchio sinistro per otite. L'incudine e il martello, i due vicini, purtroppo sono stati eliminati da questa otite. Volevo sentire se c'era la possibilità, perché attualmente con l'età stessa l'udito è andato a calare progressivamente. Volevo sentire se l'incudine del martello era possibile ripristinarli per avere un udito più fattibile, insomma. Chiaro, grazie Lorenzo, grazie per la sua telefonata. Prego, prego dottor Ghizzo. Rispondo alla domanda. Sostanzialmente sì, la risposta è sì, si può ripristinare l'udito utilizzando delle protesi parziali. Si possono prelevare delle porzioni di osso dall'osso che c'è dietro l'orecchio e modellando questo osso si può ricreare una continuità fra la staffa, che è l'ultimo degli ossicini, e il timpano, la membrana timpanica. Quindi la continuità di vibrazione dal timpano fino alla finestra ovale consente di trasmettere correttamente alla chiocciola, al nervo cocleare, il suono. E quindi il nostro telespettatore potrebbe recuperare anche un po' di udito. Si può migliorare l'udito con un intervento dove si interpone nello spazio rimasto vuoto una porzione d'osso, oppure esistono anche delle protesi, diciamo, non biologiche, artificiali, certo, che possono essere che possono utilizzate migliorare. Per il suo scopo. Certo. Dottor Bertolin, lei all'inizio della trasmissione ha accennato alla medicina del sonno. In che cosa consiste? Perché insomma anche da questo punto di vista c'è un importante chiarimento da fare. La medicina del sonno, come accennavo, cosa significa? Sono le problematiche respiratorie durante il sonno. Provo a disegnare una vignetta, un quadretto per capire. In ambulatorio arriva la moglie che accompagna il marito e dice: mio marito russa tutta la notte. Che cos'è il russamento? Che sono le mogli di solito che trascinano i mariti. Perché è una problematica che riguarda solitamente, più frequentemente l'uomo. Il sesso maschile, certo. Possono esserci delle problematiche a livello nasale, a livello della gola, e il russamento è una vibrazione di alcune strutture anatomiche del naso e della gola. E il russamento non è una patologia di rilievo per chi ne soffre. È un problema di tipo relazionale, perché chi ci sta a fianco non dorme e quindi o si mette i tappi o va a dormire in un'altra stanza.
Qual è il problema del russamento? Il problema del russamento è quando questo diventa un'apnea, cioè queste strutture anatomiche non solamente vibrano, ma collabiscono e causano un'ostruzione respiratoria, un'apnea, un'interruzione della respirazione. E questo comincia a diventare un problema di salute, perché la persona inconsciamente durante la notte deve fare uno sforzo cardiorespiratorio e cardiovascolare importante per disostruire la via aerea, per riprendere la respirazione, e questo nel lungo periodo può comportare delle problematiche di rilievo come l'ipertensione, problematiche cardiache come aritmie, ischemie a livello cardiaco, quindi problematiche di rilievo. Oltre alla problematica immediata che è il cosiddetto colpo di sonno. Al mondo l'uomo ha sempre russato, ma negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, abbiamo imparato a conoscere di più questo tipo di problema, perché ci sono delle problematiche sociali molto importanti. Il colpo di sonno è un problema che coinvolge la sicurezza stradale, certo. Coinvolge il lavoratore nel posto di lavoro, e quindi è importante studiare bene queste persone, questi pazienti, e riuscire a certificare che vi è questo problema. E qui entra in ballo la collaborazione con lo pneumologo. L'otorinolaringoiatra controlla il naso e la gola, per farla semplice. Lo pneumologo dà una visione più d'insieme ed effettua degli esami, che è più importante, la polisonnografia, che per farla semplice è una specie come l'Holter nelle 24 ore per la pressione, o l'ECG nelle 24 ore, una macchinetta che registra durante il sonno gli atti respiratori, le eventuali apnee, la saturazione, i battiti cardiaci, e poi lo pneumologo fa una lettura di questo tracciato e ci può dire se effettivamente ci sono queste apnee, e viene certificata questa sindrome delle apnee notturne, che può essere di grado lieve, moderato o grave. Da qui poi si apre un ventaglio di possibilità risolutive, che vanno da interventi chirurgici al naso, alla gola, al palato, alle tonsille, alla base della lingua, se vi è un problema di tipo ostruttivo, a un posizionamento di una mascherina che si chiama CPAP, che è una maschera che durante la notte manda dell'aria ad una pressione positiva per tenere aperta la via aerea. Però la prima cosa da fare sono diciamo delle norme dietetico e comportamentali. Il russatore è la persona che va in apnea, di solito una persona che è in sovrappeso, quindi il più delle volte un corretto calo ponderale, delle norme dietetiche, e quindi possono, diciamo, non risolvere il problema ma migliorare notevolmente queste situazioni di disagio e queste situazioni cliniche importanti. Ancora una volta, insomma, l'adottare quei famosi stili di vita corretti, certo, ed adeguati, che aiutano, insomma, a mantenerci comunque in salute. Ultimo minuto in chiusura con il dottor Ghizzo, perché, insomma, abbiamo accennato anche alla poliposi nasale e vorrei, insomma, che ci aiutasse un po' a fare chiarezza su questo argomento, davvero velocissimo, anche perché, insomma, si sente sempre più parlare di una terapia anche farmacologica per questo tipo di patologia. Prego. Sì, fino ad oggi la poliposi nasale è stata trattata o con i cortisonici, se si parla di farmaci, o con la chirurgia in caso di quadri avanzati. Il problema della poliposi nasale è che ha una natura recidivante, cioè tendono a riformarsi questi polipi, e dipendono da un sistema immunitario che lavora eccessivamente. No, per cui lo stato infiammatorio di base forma questa estroflessione della mucosa. Ad oggi, da circa un anno, è stata introdotta come terapia una terapia immunologica che si basa sull'utilizzo di anticorpi monoclonali umani, e si è visto che i dati di efficacia sono molto buoni, nel senso che fa regredire i polipi, quindi la persona respira meglio, e anche gli effetti collaterali, gli sintomi collaterali ai polipi, quindi il gocciolamento nasale, la respirazione nasale, migliorano decisamente, e sono persone che quindi riacquisiscono una qualità di vita migliore e fin da subito. Ecco, insomma, quindi anche la terapia farmacologica, insomma, aiuta da questo punto di vista. 30 secondi in chiusura per lei, dottore, perché, insomma, noi abbiamo titolato la puntata di oggi Nuove frontiere ed innovazioni in otorinolaringoiatria. Un po' le abbiamo elencate, sono tantissime, ci sono nuovi sistemi mini-invasivi, ci sono nuovi monitoraggi, ad esempio, in sala operatoria, ci sono percorsi riabilitativi strutturati anche in maniera diversa, quindi le innovazioni, insomma, sono davvero molte e riguardano davvero tutto il percorso che fa poi il paziente.
Sì, se posso dire una parola conclusiva, ecco, questa puntata è l'innovazione importante, però è importante soprattutto la tradizione e il passato. Ecco, noi non possiamo fare innovazione e basarci sulla tecnologia se non abbiamo delle conoscenze di base che arrivano dal passato e dalla nostra storia e dalla tradizione. Mi piace citare Newton, che diceva che per vedere lontano è salito sulle spalle dei giganti. Ecco, noi dobbiamo posare le basi, diciamo, sulle spalle dei nostri maestri che ci hanno insegnato sulla vera disciplina medica, e poi possiamo affidarci alla tecnologia. La tecnologia non potrà mai sostituire l'uomo. Non si può imparare ad utilizzare solo il laser o il robot, perché a volte il gioco si fa duro e quindi bisogna saper prendere in mano una pinza, un bisturi e prendere il toro per le corna per risolvere il problema. Ecco, quindi è importante fare innovazione, però ci vogliono delle basi molto solide che si fondano, diciamo, sul passato, sulla tradizione e sulle basi della nostra medicina e chirurgia. Certo, come dicevamo, insomma, l'esperienza e la sensibilità, insomma, dello specialista sono davvero un aspetto fondamentale, al di là di quello che la tecnologia può fare e potrà fare sempre meglio. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Andy Bertolin, direttore dell'unità operativa complessa di otorino laringoiatria all'ospedale di Vittorio Veneto. Grazie di essere stato con noi. Grazie al dottor Marco Ghizzo, dirigente medico della stessa unità operativa complessa otorino laringoiatria di Vittorio Veneto. Grazie dottore. Grazie a voi di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento dunque alla prossima puntata. Arrivederci.